Si esibiscono nelle vertiginose scogliere di Bahia Blanca i più spericolati tuffatori cubani. Si tratta di tuffi al vero brivido, 30-40 metri di altezza. E laggiù a fior d'acqua infide e acuminate rocce. Un minimo errore di calcolo e sarebbe la tragedia. All'esibizione non ha partecipato Juan Mendoza, il più bravo, il più audace di tutti. Mentre si accingeva a fare il bagno nel suo appartamento, è scivolato su un pezzo di sapone e ha battuto la testa sul fondo della vasca. È a letto con un enorme bernoccolo. Il signor Walter Stiller, abitante in un tranquillo villaggio alpino austriaco, è di razza robusta. Alla non più tenera età di 76 anni si permette di questi giochetti. Egli afferma di essere debitore della sua vigorosa destrezza ad un austero regime di vita. 2 litri di vino e 18 sigari al giorno. Alla prova non ha assistito il padre, era impegnato a Vienna in una maratona. In quanto al nonno, poveretto, la tarda età gli ha fiaccato le forze. Va bene, tira ancora di box, ma ormai vince solo ai punti, mai per KO. Un istituto di bellezza di Monaco di Baviera ha messo a punto un congegno che ha lo scopo di rendere agili come una gazzella le donne dalle forme giunoniche. Praticamente si tratta di una macchina per il massaggio meccanico, ma i massaggi non bastano, occorre che essi siano aiutati da un severo regime dietetico. La mattina 4 massaggi e 4 foglie di insalata per colazione, la sera 2 massaggi e 2 tazze di tè per cena, quindi a nanna. Dopo un mese chi riesce a sopravvivere, state sicuri, è sottile come un grissino. E così, nel piccolo villaggio norvegese di Soign, si è conclusa felicemente la bella favola moderna del miliardario e della cameriera. Lo sposo è Stephen Clark Rockefeller, l'erede di una delle più colossali sostanze d'America. La sposa è Louisa Rasmussen, figlia di modesti bottegai e cameriera per 2 anni in casa Rockefeller. Subito dopo il rito nuziale, la felice coppia è tornata in America. All'aeroporto di New York, mobilitazione della stampa, del cinema e della televisione. Un giornalista ha chiesto alla sposa cosa intendesse fare nell'avvenire. La risposta è stata concisa ma esauriente. La miliardaria!